Buongiorno a tutti. Diciamo buongiorno, ma quando si trovano dei cuccioli abbandonati non è mai un buongiorno. Purtroppo lo hanno rifatto. Hanno scaricato dei cucciolotti, quattro, in contrada Cesine a Ginosa. Bellissimi cucciolotti di scarsi 2 mesi, per me hanno una cinquantina di giorni. Noi li abbiamo trovati in tre momenti diversi. Il primo cucciolo trovato è lei, questa bellissima femminuccia, era sola sola, terrorizzata. Ci hanno chiamato e l'abbiamo recuperata. Era piena di pulci, una bellissima bambolina batuffolosa, bianca e nera, che qualcuno ha avuto il coraggio di abbandonare. Ma guardate che faccino tenero, ma come si fa ad abbandonarli? Come si fa? Sono delle bestie queste persone? Di umano non hanno niente, niente. Eppure sono con noi, popolano la terra e fanno tanto danno alle creature innocenti e alle persone sensibili che ogni volta ricevono una pugnalata nel cuore quando trovano questi cani abbandonati. Dopo di lei, un paio di giorni dopo, ci hanno segnalato questi due. Questo cucciolo meraviglioso con le sfumature del marrone e quest'altro molto somigliante a lei. So che sono un maschio e una femmina perché le mie colleghe volontarie li hanno recuperati e hanno potuto vedere il sesso. E io non lo so, sinceramente. So che stamattina invece sono stata chiamata per il quarto cucciolo. Eccolo qui. Questo è l'ultimo. Era solo, ma la cosa strana, stranissima, è che era in un posto lontanissimo da dove hanno lasciato gli altri, sempre nella stessa contrada. Quindi, com'è possibile? Li hanno seminati lungo la strada questi disgraziati di abbandonatori? Oppure il cucciolo terrorizzato si è perso e ha fatto veramente, ma sarà 1 chilometro, com'è possibile con le sue zampottine corte? Lui adesso è tutto spruzzato di Frontline, perché era pieno, pieno di pulci, voi non potete immaginare. Voi immaginate, sulla testolina spuntavano, brulicavano queste robe rossicce impressionanti, piene zeppe di sangue che avevano succhiato dal suo corpicino. E i fratelli nella stessa situazione. Quindi questi cuccioli portano proprio una firma che sono della stessa cucciolata. Oltre che si assomigliano tanto, tranne il marrone, erano tutti e quattro pieni di pulci. Niente, adesso li dobbiamo aiutare e dopo ve li presento uno a uno, chiamo la mia amica, li tiriamo fuori e ve li facciamo vedere, così cominciate a fare un pensiero per loro. Io vi chiedo ancora una volta aiuto per il cibo, perché abbiamo ancora i quattro cuccioli del vigneto, Trick e Treat, le tre maremmanine e poi adesso ci sono anche loro. Quindi consumiamo crocchette per cuccioli in quantità veramente industriale. E per ora stiamo mantenendo questi innocenti grazie a voi. Quindi se volete all'indirizzo dell'associazione, se non lo sapete mi telefonate, vedete c'è il mio numero alla fine di ogni annuncio. Vi dico come fare quando arrivano i pacchi all'associazione. Tutte le volte veramente tiriamo un sospiro di sollievo perché significa che possiamo continuare a sfamarli. E siccome in questo periodo le adozioni, senza esagerare, sono pari a zero, sta succedendo qualcosa di molto preoccupante, noi abbiamo ancora tanti cuccioli, non stanno andando in adozione, il loro fabbisogno di cibo aumenta perché aumenta con la crescita. Se ci aiutate, per favore, ve ne saremo veramente grati. Allora, adesso ve li presentiamo uno a uno. Ecco, ve li presentiamo uno a uno, questi poveri cuccioli. Vediamo un po' chi viene per primo. Forse è la prima cucciola che abbiamo salvato. Sì, la femminuccia, ma guardate che meraviglia! Una bamboletta. È bellissima. Vediamo il dorso com'è. Tutto nero con un ciuffettino bianco qui. E la codina con la punta bianca. Ma che bella! Sembra quasi un bovaro del Bernese, ma quelli sono tricolore. Però è bellissima, meravigliosa, che bella cucciola. Mettiamola qui, ok, accanto. Adesso chi abbiamo? Chi abbiamo? Il bianco marrone. Guardate che bello, che cos'è maschietto. Maschietto, ma che meraviglia questo cucciolo, che colori, un po' i colori del San Bernardo questo cucciolo, guardate. Il dorso color tortora, un po' di bianco, la codina con la punta bianca, ma è troppo bello, amore.
Che bello, il fratellino maschio è un po' diverso dalle altre, dagli altri, perché sono, poi vedrete, due maschi e due femmine. Allora, lui è maschietto, la prima era femminuccia, ecco, poi che abbiamo? Ecco, vogliono stare al calduccio, abbiamo messo la coperta bella pulita, un altro bianco e nero. Ecco qua, questo l'abbiamo trovato insieme al bianco marrone, che meraviglia! E un'altra femminuccia questa, sì, un'altra femminuccia! Mamma quanto è bella questa qui! Quanto è bella! Ma non è meravigliosa? Come si fa a non volere una cucciola così? Guardate col collare bianco qui, tutta nera e sempre la puntina della coda bianca. Sono cuccioli bellissimi, bellissimi. Enormi diventeranno sicuramente. Io non credo che abbiano ancora proprio 2 mesi. Poi li porteremo dalla veterinaria e faremo un altro video. E invece lì nella cuccia più pauroso è rimasto quello che ho trovato oggi, che so già che è maschietto, quello solo solo abbandonato in un punto distante dagli altri. Oh, si aggrappa che non vuole uscire, si deve ancora capire che non gli facciamo niente. Eccolo qui, maschietto, guardate, sempre con le zampine bianche, il musino un po' bianco. Ecco qui, e dietro tutto nero, sempre con la punta della coda bianca. Che belli questi cuccioli, ma è meraviglioso questo maschietto. Bellissimi, bellissimi. Ha tanta paura. Lo mettiamo con i fratellini. E niente, avete visto quanti sono? E dopo vi facciamo vedere dove sono quelli del vigneto e Trick and Treat, perché loro li teniamo qui da parte. Guardateli, si sono stretti molto vicini. E ora vi faccio vedere gli altri. Intanto, ciao piccolini, ci vediamo presto. Sono stati sverminati, trattati con l'antiparassitario, poi faranno il vaccino. Andiamo dagli altri, per far capire come siamo messe, mamma mia. Eccoli, ma guardateli come stanno crescendo e purtroppo niente, le cose non vanno per il verso giusto. Scarlotta, che è quella che si differenzia da tutti, ha avuto diverse persone interessate, però che è successo? Che mi hanno chiamato e sembrava fatta come adozione. Non ho preso in considerazione chi mi ha chiamato dopo, perché mi piacevano le richieste precedenti e poi non si sono più fatti sentire né le une né le altre. Ecco, non va bene, perché loro così rimangono senza una richiesta di adozione e senza la possibilità di andare in famiglia. In questo momento stanno sgambettando, ma loro di solito sono chiusi, quindi ora sono felici. Venite, amori! Scarlotta, ma com'è? Ti vogliono tutti? Come si dice, tutti mi vogliono, nessuno mi prende. E beh, succede ai più belli di rimanere più soli. Che avete trovato? Oddio! Hanno dissotterrato. Mamma mia! Oddio! Guardate che cosa orribile, una mascella di pecora, chissà come mai si trova qui. Hanno scavato, amori. E niente, facciamo di nuovo un salutino veloce a tutti quanti. Allora, vediamo. La bimba più bella del mondo. Scarlotta, Scarlotta, qui chi abbiamo? Abbiamo Flame, bellissimo patatino. Poi qui abbiamo Pearl, guardate che amore Pearl, che bella. Poi chi abbiamo? Abbiamo che hanno trovato, mamma mia come sono felici di fare gli scavi archeologici. Allora, poi Questo. abbiamo Trit, il patatone grosso, bellissimo. Trit, vieni, fatti vedere. Aspetta. Eccolo qua, Trit, bellissimo. Trick, la sorellina. E dov'è Thompson? Quello col collarino celeste? Thompson con gli occhi piccoli, eccolo! Eccolo, Thompson. Sono tutti qui e aspettano le vostre richieste. Sono dolcissimi. Ne abbiamo veramente tanti. Chissà come faremo. Ciao, piccolini.